roccioso. Operativo e pronto ad afferrare. Capitan Timo in azione. Io porterò sofferenze. E andiamo! E bella ragazzuoli, ciao bella gente e salve anche alle brutte persone, perché in fondo un pochino siamo un po' tutte brutte persone. Qui è il vostro Tommy Zero Mail per una nuova ultra mega figa puntata su LoL League of Legends. Un noob che nabba. Ci tengo a ricordare questo concetto perché sono un noob e mi diverto a giocare. Quindi l'importante è divertirsi. Sono un noob ragazzi. E benvenuti nella landa degli avvocatori. Brutte persone. Sono arrabbiato con voi. Allora, innanzitutto prendiamoci un bel anello, due pozze, il trinket che è gratuito e ce l'andiamo in lane. Maxiamo la Q, ma adesso vi faccio vedere tutto. C'è un attimo un problema di audio. Andiamo qua, posto tutto. Allora, questa è la Q, vabbè. Allora, top abbiamo Pantheo contro Gnar, Giungla, Hecarim contro Fizz, Karthus, che sono io e me medesimo, contro Zed, una lane molto difficile. Noi abbiamo Ashe contro Tristana, Thresh support contro Sona. Ragazzuoli, Zed è una brutta lane per Karthus. Che buono questi, che buono. Però, piano piano, giochiamo piano e soprattutto ricordatevi questa frase e poi ve la spiego. Karthus è un becchino. Karthus è la morte fatta a persona. Ok? Quindi dovete avere pazienza e aspettare il nemico e raccogliere tanti cadaveri. Ora vedremo. Vediamo le spell. La passiva. Dopo che Karthus muore. Scusate, ma sto nel frattempo questo Zed prende le pizze. Allora, quando Karthus muore, il suo spirito rimane per 7 secondi. Lì per 7 secondi Karthus può lanciare incantesimi, sia la Q, la W, la E che la ulti. Quindi raga, è bello interessante. Cosa si maxa di... come si gioca Karthus? Principalmente siamo dei spammoni della Madonna. Quindi si maxa la Q. Cosa fa la Q? Fa esplodere una piccola area. Vedete, è molto piccola, guardate, eh? Se poi mi parte, ecco, vedete, piccolina come area, che fa danni. Se il bersaglio è singolo all'interno dell'area, si raddoppia i danni. Per esempio, di primo livello fa 40 danni. Se lo colpisco Zed da solo, non lo colpisco più, e oltre i 40 danni ne faccio altri 40, quindi si raddoppia, e non è poco. Tant'è vero che, se ci fate caso, i minion alcune volte li colpisco non proprio al centro dell'area, ma per colpire solo quel minion in tutta la sua area, capito? Cioè, aspettate che sto Zed, raga, vabbè. Insomma, per cercare di... questo... vabbè. Ho lisciato la grande, porca giuda. Fino a pure al mano, vabbè. Subito dopo maxiamo la E. La E di Karthus, quando è disattivata, perché si attiva e si disattiva. Quando è disattivata, ci dà 20 per 20 mana ogni unità che uccidiamo. Quando è attiva, ci toglie tanta mana per quanti danni fa al secondo. Primo step 30, quindi ci toglie 30 di mana al secondo per fare 30 danni, che è fighissimo. La W è quel muro che avete visto prima. Cosa fa quel muro? Rallenta del 40%. Eccolo. Rallenta del 40% gli avversari e riduce la resistenza magica. La E, la R, ragazzi, è la cosa più bella. Primo sangue è una cosa bella. La ulti di Karthus. Hecarim, non c'ho mana, come ti aiuto, fratello? Piccolo pony bastardo, come ti aiuto io secondo te? La morte è la canzone che tutti odiamo. Vabbè. Raga, quindi la R è la cosa più bella di Karthus, cioè quello che lo rende un becchino.
Io più di questo non te posso fare. Ecco, quella flashata, arrivederci. Allora, Karthus per 3 secondi canalizza la propria energia. Dopo questi 3 secondi, Karthus infligge danni magici a tutti i nemici vivi sull'intera mappa. Ragazzi, è fortissimo, ma nello stesso tempo no. Allora, mo vi spiego come si gioca Karthus e come giocarci con. 1. Si gioca essendo dei spammoni di quella qui. Dovete rompere i coglioni ogni 3 secondi con quella. Cioè, ogni secondo, perché la Q in tutto ciò ha un cooldown di un secondo. Cioè, il tempo di ricarica è un secondo. Quindi dovete sfrantumare l'avversario con questo. Come si gioca contro Karthus? Perché Karthus è un personaggio bello che ti diverti, ma è anche molto facile giocarci contro. Quindi come... guardate questo Hecari mio, l'odio. Come si gioca contro Karthus? 1. Si sta sempre in mezzo ai propri minion, così non prendete il doppio dei danni. Anche se lui vi tira la palletta lì sotto i piedi, è meglio prendere quei danni che prendere il doppio. Sono 3 volte che te fa sto gioco. È Zed. Cioè non è che lo chiappi così Zed. 2. Sia che siate top, che siate mid, a volte anche la bot lane, utilizzate il teletrasporto. Quando scendete sotto un quarto di vita, tornate in base. Ok? Basta. Avete neutralizzato Karthus. O almeno che non sia bravo. Io gioco tantissimo Karthus, ragazzi, perché mi diverto da morire. Subito compriamo come primo oggetto la lacrima. Vi ricordo che la lacrima dà sia mana che rigenerazione mana, ma soprattutto dà mana accumulato nel tempo fino a 750, che è tanta roba. Guardate, vedete? Guarda, Pam! Cosa dovete avere con Karthus? Per giocare con Karthus, cosa dovete fare? Dovete avere visione della mappa. Io ho visto che c'era un team fight sotto in bot lane, ho visto che Sona se ne stava andando senza essere morto, senza morire. Non uccidete il nemico, cioè non vi fregate le kill ai vostri amici che si incazzano come delle bestie. Fate come ho fatto io, che colpite Sona quando ormai se ne era già andata e praticamente la bot lane non avrebbe preso quella kill. A loro, loro prendono un assist, quindi sono contenti. E voi vi prendete una kill. Io adesso sto 1-0, ovviamente, senza aver fatto una pegnamata mazza. Con Karthus è difficilissimo farmare. Poi guardate, aia. Tanto male mi ha fatto, Yu. Tanto male. Mi ha fatto tanto male, sì. Male. Primo oggetto la lacrima. Il secondo oggetto è come perenni. Dove vai? No, magari. Perché mi devi fiddare Zed, porco Giuda? Porca puttana, no? Perché mi devi fiddare Zed? Cacchio. Ora Zed è stata 10 minion sopra, 12 minion sopra e 2 kill. Ma porco Giuda. Mannaggia. Comunque, primo oggetto, bastone secolare. Vaffanculo, Karim. Vaffanculo. Bastone secolare. Che vi ricordo che vi dà. Ma grande bot lane. A pop-pack. Comunque, scusate, me l'ho distratto. Bastone secolare vi dà salute, mana e rigenerazione. Potere magico. E questo ve lo dà anche per livello. Aumenta per livello. E adesso è un problemino. Che già Zed è una lane difficilissima. Più me l'hanno. Cioè, io sono morto, Karim pure. Questo sta sopra di una kill. Con parecchi minion in più. Vabbè. Devo giocare un po' più semplice e cercare di uccidere. Grande bot lane. Vabbè. Naturalmente è un mago. Subito dopo ci andiamo di calzari del mago. Perché. Palle, Zed, sì, tua nonna. E pensi che è dai Zed. Vedete, dovete spammare questa Q così fate delle cariche della lacrima. Avvertiamo che Zed non c'è, perché sennò poi dopo. Oh, no, è
Basta, pinga, ponga, punga. Dai, cartuccia. Pam, 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 pam. Dai, cartuccia. Robot. Dai che sta a vedere un attimo sopra, vaffanduco. Dai. Riecco Ecari, ma raga. Ecco Ecari 2.0, eh. Ah, no, ciao World, forse ha capito che deve rompere le scatole. No, no, forse non se ne va. Ecarim, vattene. Fammi ammazzare staleno. Pure se prendo un po' di vita. Perdo un po' di vita, ma almeno non rimangono vicino al Zed e non si sogna da far cacchiare. Questo Ecarim mi potrà creare parecchi danni. Aia, 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 aia. Aia, aia, aia. Vaffanculo. Io vedo fa ancora un video su Zed, è vero? È vero, verino. Vero, verino, vicino. Diciamo che mancano tutti. Mancano tutti. Ti. Aia. Vedete, io lo faccio di lato, ma non perché sono scemo, perché così chiappo solo il mio. In questo caso sono scemo. Ho lisciato. È andato via, vedete? Lui ormai l'ha perso. Io no. Per questo sono un becchino, ragazzi. Che sono un becchino. Ah, Ecarim contro Fizz no buono. Ecco appunto. Dai. Che cacchio. Aia, flash, via. Ah, pure Zed. Mi dispiace. Amico mio trash. Dai, che cacchio, però. Avessi una ulti, dai, t'avrei aiutato, volentieri, ma niente da fare. Panteoncino, vedi come va il piccolino. Aia, Zed, fantastico guerriero. Se e muori mi fa un piacere per davvero. Diamo una wardina. Però raga, in tutto ciò, anche con Ecarim un po' particolare, siamo 9-2. Non è una lane facile contro Zed, raga. Zed fa un bordello di danni. Quindi, oddio, noi facciamo danni un po' nel tempo. Quindi io mi diverto molto quando gioco Karthus contro Emerdinger. Ah, che bello. In tutto ciò, calcolate ogni volta che giocate Karthus. Innanzitutto è un personaggio difficile. Tutti inizieranno a scrivere: noob PG, push all the air, spingi solo R, noob. Non è così. Karthus è difficilissimo da giocare, perché se tu spingi solo R per fare la kill finale, tu praticamente non... Adesso io la R manco ce l'avevo. Io la R neanche ce l'avevo. Quindi è difficile però Karthus. Soprattutto la squadra deve essere molto brava, perché difficilmente Karthus ti risolve la partita. Ok? Difficilmente proprio. Cioè, su 20 partite può succedere una volta che te la caria. Carria. La caria è quella che ci vede in bocca. Aia, aia. Ah no, è carino. Un nemico è stato ucciso. Grande Ash. No, non gli dai kill, non gli dai kill. Naturalmente, una volta finito il bastone, andiamo di stivali del mago. È un mago, vi ricordo. Quindi, calzari del mago. Cioè, non si discute, raga.
Qua dove andare verso destra, vedete? Secondo me gli faccio parecchio danno a lui. Sono due livelli sopra. Mo ve lo dico, eh. Mo ve lo dico. Aia. Ah, ragazzi, stavo facendo una ranked con un iscritto e contro avevo Gnar. Gnar è uno di quei personaggi veramente odiosi. Gli faccio molto danno, ragazzi. Veramente odiosi. Ho trovato una soluzione definitiva contro Gnar. Xin Zhao. Ciao Gnar. Questo è Gnar. Comunque, a parte questo, raga, ho trovato la soluzione definitiva contro Gnar. Xin Zhao. Perché voi non avete il problema di raggiungerlo e menargli, e lui vi tira il boomerang e vi rallenta. No. Gli è zompato addosso direttamente. Povero Gnar, come adesso sto facendo Pantheon. Però io Pantheon non... è parecchio, io non lo gioco. A parte che bella skin di Pantheon, vorrei vedere. Comunque, io Pantheon è parecchio, io non lo gioco. In quel momento mi serviva Xin Zhao. Calzari del mago. Adesso subito vado discetto di cristallo dei relai. Relai. Perché ti dà salute e potere magico. E va bene. Ma soprattutto... vediamo, perché così io l'incorniare mi è servito. Oh mid, sorry. Ma soprattutto, ragazzi, rallenta l'avversario. Quindi voi gli mettete il muro che lo rallenta e gli toglie la resistenza magica. Una parte della resistenza magica. Più quando lo colpite con la vostra Q, lui si rallenta ancora di più. Quel foraccio non ve si scappa più. Ok? Cioè, interessante, eh? Molto interessante. Vamos a capire. Zed, vi ripeto, è una lane difficile. Vedete, adesso noi riusciamo a fare una percentuale di danni, ma lui salta da una parte a un'altra. Bel problema. Però voi giocate safe. Sto 4-1, non è che sto male male. Però Zed, se mi salta addosso, sei un po' furbetto, ma mazza facile, easy peasy. Quindi, però lui non spinge le lane. Qua è morto lui però. E anche male male male. Come ha fatto a non morire quel pesce? Esattamente quel pesce gatto, com'è che non ho morto? Sono rimasto in silenzio perché bot succedeva di tutto. Io intanto facevo la torre. Un Hecarim che in questo momento ha attacco fisico pari a 82. Ci mettiamo là, che ti viene distruggere la torre, ci vuole un'ora e mezza, capito? Però noi siamo fiduciosi. Così è scritto. E Hecarim, Karthus, raga, è uno dei personaggi che la gente quando gioca contro di voi rosica a bestia, perché se ne sfugge via con un po' di vita e voi la ammazzate, veramente la gente diventa assurda. Sto due livelli sopra il giungla a loro, non è male. No bad, no bad. E andiamo a comprarci il relay. Sono indeciso tra la vita. No, forse è meglio il potere magico prima. Io vado là. È veramente. È un mietitore. Guardate, veramente è un mietitore. È un. Raccoglie le anime. È proprio. È quel personaggio che è venuto dall'aldilà. È come. È come. Karim. Sono degli spiriti. Infatti qua ce l'abbiamo, siamo belli spiritosi qua. Karim. No trash. Volevo vedere se gli potevo dare una mano con l'ultima. Inutile. E trash. Quindi, insomma, abbiamo tre bei spiritelli,
La morte non si resta. Voi dovete essere attentissimi a quello che succede su tutta la mappa, perché voi dovete acchiappare. Dovete uccidere la gente quando sta male, capito? Quando c'ha poca vita, c'ha un po' di influenza, voi. Ta-ta! Gli dà del colpo finale. Ah, tu gnara! C'ha l'influenza, eh! Io ta-ta-ta-ta! Quasi quasi mi faccio gnar. Sono troppo aggressivo. Ciao, ve conosco proprio, guarda. Non ve conosco. Era venuto troppo aggressivo. Ah, io Pantheon, non t'ho visto, cacchio. La quadra non lo so se la faceva, però non mi interessa. Io ero bloccato là dietro e non c'avevo il flash, perché l'avevo appena utilizzato per scappare da Zed. Non ho visto, per mio malgrado. Ragazzi, si surrendano e scriviamo il GG. Ragazzuoli, naturalmente vi metterò mastery e rune. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto. Vi lascerò la build completa. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento. E I love you. Ma ciao! Qui è il vostro Tommy Zero Mail. Ciao ciao. Pepem.